Da oggetto misterioso non identificato ad astro luminoso che risplende nel cielo della città eterna. Di fronte agli 11.000 tifosi del Palaeur di Roma e sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Gassense Blue Energy Piacenza ha sconfitto ieri Trento per 3-0 incoronandosi regina della Coppa Italia di pallavolo. È il secondo capolavoro in due giorni dopo l'altro 3-0 rifilato sabato in semifinale agli ex imbattibili di Perugia. Il sogno è diventato realtà. Il popolo biancorosso, che non esultava così dal 2014, quando il club si chiamava ancora Copra Volley, ma la competizione era la stessa, la Coppa Italia, è riuscito finalmente ad applaudire una squadra con la S maiuscola. Anche al cospetto di Trento, avversario già battuto due volte in campionato in questa stagione, Piacenza è riuscita a mandare in campo una pallavolo di altissimo livello, surclassando i ragazzi di Lorenzetti in tutti i fondamentali e dominando dall'inizio alla fine in tutti i parziali. La Gassense dimostra così di essere diventata la big che tutti si aspettavano, lasciandosi alle spalle le incertezze della prima parte di stagione. Grande merito va riconosciuto a Massimo Botti, piacentino doc, il quale, dopo aver riportato la società in Superlega al suo primo anno di vita, stagione 2018-2019, e con una Coppa Italia di A2 già in bacheca, è riuscito, ereditando la panchina da Lorenzo Bernardi, esonerato ai primi di gennaio, a far compiere ai suoi ragazzi il tanto atteso salto di qualità. Forse un po' di meriti ce li ho anch'io, cosa dite? Questo è il degno, è la degna ricompensa di tanti sacrifici che abbiamo fatto e sono veramente felice. Sapevamo benissimo del potenziale di questa squadra e del fatto che con un po' di fortuna avremmo potuto recitare un ruolo da protagonista. Ebbene, questo giorno è arrivato. La festa ha dunque avuto inizio, quella a bordo campo insieme al sindaco Katia Tarasconi e alla parlamentare Paola De Micheli, quella in autogrill insieme ai lupi biancorossi accorsi in un centinaio a Roma per sostenere la squadra ma soprattutto per vivere questo nuovo entusiasmante capitolo del volley piacentino, tornato finalmente nell'Olimpo che gli spetta.